Per ora l'imperativo è restare agganciati alla parte A della classifica. 10 punti dopo 7 giornate. Il Chieti di Pomponi veste i panni del passista contro il Monticelli, squadra poco più che rionale della periferia di Ascoli Piceno, ma non per questo da sottovalutare, già segnalatasi come vera rivelazione del torneo. E non si smentiscono gli ascolani, capaci di cogliere la prima opportunità al secondo minuto, con i neroverdi che richiamano l'attenzione del direttore di gara su Varone, a terra lungo la mediana. Gioco fin troppo facile per Minopoli, che accentra l'azione, penetra nella difesa dei teatini e Galli si gusta il sapore del vantaggio. Chieti, sbadato ed attonito, riprende coraggio con Dos Santos, pronto, distinto, a sventagliare verso la porta avversaria. Padroni di casa che faticano a lanciare gli esterni e quando ci si riesce manca la giusta attenzione e l'imprecisione prende il sopravvento. I biancoazzurri di Stellone avvertono lo stato di imbarazzo dei teatini e non si fanno sfuggire le occasioni alle quali si oppone Diouf al 27esimo per ben due volte su Margherita. Reazione accorata ma incerta dei neroverdi. 33esimo Varone traversa per Suriano che a volo colpisce l'esterno della rete. Due minuti più tardi scambio Dos Santos su Suriano, ma l'attaccante non è sorretto dalla giusta velocità di esecuzione. La rabbia individuale di Dos Santos sancisce la fine della prima frazione di gioco, che riprende con la sostituzione dell'impreciso Nairo. Al suo posto Lima Cresto, che appoggia in area e vede Dos Santos rapido nella conclusione ed esultante per la rete del pareggio, soffocato dopo due minuti dalla magistrale punizione di Margherita. Esultano gli ascolani per la magica pennellata del fantasista biancoazzurro, che sgrana gli occhi quando assiste al perfetto tiro angolato del nuovo acquisto neroverde Massimo, che esalta l'Angelini agguantando l'agognato pareggio. I padroni di casa escono dal gioco paludoso del primo tempo e tirano fuori una razionale vitalità grazie anche all'innesto di Lima Cresto, che impreziosisce le caratteristiche di Suriano, che al 23esimo si fa notare per un bel gesto tecnico. Il ritmo della partita è cambiato, il Monticelli avverte la pressione costante del Chieti, adesso si affida anche l'incursione laterale di Gomis, che al 28esimo rileva Massimo. Stellone non cambia la tattica bianco-azzurra, anzi conferisce nuova energia alla propria squadra con l'ingresso di Rega e Filiano, che incrementano le opportunità, e al 34esimo Mattinata impegna Diouf da distanza ravvicinata. Il Chieti alimenta azioni pericolose, convincenti, che fanno preludere al vantaggio, che arriva dopo una maretta in area avversaria con una unghiata rabbiosa di Dos Santos. 4 minuti di recupero, festa sugli spalti e già si pensa a Fano con il padron Pomponi in prima fila.